playoff, no problem. L'Aquila 1927 nel primo turno degli spareggi promozione fa 2-2 contro un buon Roma City e accede all'ultimo atto del girone F. Al Gran Sasso i rossoblù, avanti di 2 reti, subiscono la rimonta laziale, ma alla fine è ugualmente festa. A consegnarsi a telecamere e fotografi Banegas e Alessandro. Tra 7 giorni al Gran Sasso arriva la San Benedettese, vincitrice sull'Avezzano. Prima del fischio d'inizio ho osservato un minuto di silenzio per ricordare le 5 vittime dell'incidente sul lavoro a Casteldaccia. Solito 3-4-3 per Cappellacci nel terzetto difensivo, Pisciotta confermato al fianco di Alessandretti e Brunetti, centrocampo con Del Pinto a protezione della retroguardia supportato da Costa Ferreira e Mantini. Davanti riprende la propria postazione Marcheggiani, affiancato dai soliti noti Banegas e Del Moro. 4-3-1-2 per il collega Maurizi, muscoli e centimetri in terza linea con il duo Codromaz Cognamiglio, in mediana l'epicentro del gioco è sui piedi di Capece, Bonello pronto ad accendere il turbo di Sparacello e di Renzo. I locali partono forte e dopo pochi minuti provano a flirtare con il gol. Del Moro entra senza bussare, destro, fuori. Minuto 12, cambia la scenografia del match, abracadabra Banegas, l'argentino si mette proprio, sinistro carico di veleno ed è 1-0. 20esimo, l'Aquila alza il voltaggio e sfiora il raddoppio, arcobaleno del Moro con la sfera che giunge sui piedi di Mantini, destro! Sulla linea Codromaz ci mette la sagoma e salva tutto. Il Roma City alza il baricentro e al minuto 24 rischia di buttare giù il muro difensivo locale. Errore da matita rossa Michelin, Sparacello transita in zona, stoccata! Brivido sugli spalti. Minuto 31, Banegas dopo uno scontro di gioco è costretto a lasciare il terreno di gioco. L'esterno aquilano esce tra gli applausi del Gran Sasso, sostituito da Alessandro. 39esimo, emisfero ovest del campo, viaggio dalla bandierina del Moro, la testa è quella di Alessandro. Pallone che fischia vicino al palo, l'Aquila carica a testa bassa, Del Moro apre il fuoco, rammendo dichiara. Le immagini di Francesco Michele ci portano una ripresa ed il primo sussulto è ancora aquilano. Minuto 6, visione verticale Marcheggiani per Alessandro, il 20 circonnaviga un avversario e spara a rete. L'intervento di dichiara prezioso come un bicchiere d'acqua nel deserto. 11esimo, Del Moro apre il fuoco, l'esterno della rete salva dichiara. Scollino il Roma City, cross dalla destra, torre Cabella, Alessandretti decisivo su Di Renzo, come il Rum lo è sul Babà. Si alzano i livelli di contesa, minuto 23, Persiani apparecchia per Del Pinto che arriva appannato, destro, dichiara c'è. La rete è nell'aria e arriva al minuto 25, Belardinelli ruota la caviglia, dichiara la pensa diversamente, palla a Del Pinto che offre un cioccolatino per Alessandro che non manda a vuoto la gentilezza, 2-0. Tra i locali, buono l'impatto sul match di Persiani. 30esimo, l'ex Giulianova in rovesciata, manca la fortuna. 31esimo, Belardinelli dalla destra, scarico per Alessandro a rimorchio, ma non va. Maurizi alza i decibel dalla panchina, i suoi lo ascoltano. Bonello sfonda a destra e prepara la tavola per Di Renzo. Piatto aperto e gara riaperta. Reazione l'Aquila, da un gol di santo, Persiani di prepotenza, sfera fuori del nulla. La legge del calcio c'è e al minuto 46 scatta in maniera inesorabile. Ingretolli esce dai radar difensivi aquilani e davanti a Michelin non trema, 2-2 Roma City. Nel primo tempo supplementare, al secondo minuto, ospiti in 10 per l'espulsione di Ferrante. Maurizi costretto a ridisegnare gli uomini in campo. L'Aquila riappare al minuto 13, aggiunge col sinistro, fuori. Nel secondo tempo, al quinto, tocca a Costa Ferreira, punizione dalla distanza, dichiara impresa sicura. Nono, passa correndo lungo la statale Angiulli, sinistro, ma non va. E questa l'ultima emozione del match. L'Aquila accede alla finalissima del girone, avversaria, come detto, la San Benedettese. Ma a questo penseremo da domani.